Aiutiamoci perché insieme possiamo fare tanti lavori. Un cambiamento si affronta in gruppo per avere più possibilità di successo. Se gli alberi o altre cose non fanno le cose insieme, sarà più difficile. Noi siamo una bella famiglia. Lo scriviamo. Ne vale la pena. C'è un ceppo senza foglie e gli alberi senza foglie tendenzialmente sono quelli secchi, a meno che non sia inverno, però sono secchi, questo non aveva rame, non aveva foglie, era un ceppo. E gli studiosi però hanno visto che comunque questa pianta continuava a rimanere in vita nonostante sembrasse invece secca e morta. Da cosa veniva alimentata? Perché rimaneva in vita? Perché tutti i suoi amici alberi intorno le davano un nutrimento attraverso le radici. Un albero è malato e viene un tipo sostante. Esatto. Ancora gli scienziati non sanno dire come fanno. Com'è possibile? Solo qualcosa con le radici. Pensiamo alle piante che viste da sopra sembrano ciascuna creare la propria strada di sopravvivenza e di elevazione verso l'alto, ma nel sottosuolo cercano le relazioni le une con le altre, nell'intreccio delle loro radici. Quando si dice l'unione fa la forza, non è un caso, no? Ci aiutiamo di lato, nessuno rimane indietro, come in un bosco. Non pensare solo a noi stessi, ma pensare, diciamo, a tutte le persone e aiutarci a vicenda, perché per completarci c'è bisogno appunto di un sostegno reciproco, cioè facciamo tutti parte, diciamo, dello stesso universo. Cos'è per te cambiamento, Simone? Cosa significa secondo te cambiamento? Cambiare. Cambiare il carattere. Cambiare, cosa significa cambiare? Tipo cambiare carattere, cambiare luogo, sì. Quelli di Africa cambiano luogo in Sicilia, ma in Sicilia non c'è lavoro e anche in certe volte. Perché vanno via? Perché non c'è lavoro, perché ci sono tante guerre, per dicevi bene. Per stare meglio, per trovare un posto migliore, no? Il cambiamento non è una cosa facile, probabilmente, no? È un po' complicato da gestire. Il cambiamento vuol dire anche avere una mente aperta, con più conoscenza sia di se stessi che di quello che ti circonda. È una fase transitoria che porta di conseguenza un'evoluzione. Poi dipende se è in positivo o in negativo. Ci sono dei giovani che sono vecchi perché non sono capaci di guardare avanti, non sognano. E allora cambiare andando avanti per me vuol dire fare delle cose belle per se stessi e per gli altri, e questo ti trasforma te e trasforma gli altri. Se io oggi aiuto un bambino a fare i compiti in matematica perché va male di matematica, a casa non c'è nessuno che può aiutarlo. Prima di tutto cambia il suo voto a scuola, giusto? Oggi l'abbiamo aiutato, possiamo aiutarlo anche domani, magari dopodomani non ha neanche più bisogno d'aiuto, no? Quindi lui cresce contento di essere andato bene in matematica o triste perché è rimasto bocciato? Quindi è cambiato perché da triste è diventato contento. E poi cosa succede ancora? Che magari lui dice: io pensavo di non poter studiare mai matematica, invece adesso ho scoperto che matematica mi piace. E diventerà un ingegnere. Allora è cambiato i suoi desideri. Sono cambiati addirittura i suoi desideri, giusto? I suoi sogni. E io sarò cambiato. Perché se io fossi tornato a casa mia a farmi i fatti miei e non avessi aiutato lui, avrei detto: guarda te quanti problemi che non si possono risolvere, e sarei contento oppure scontento? Contento. Sarei scontento. Invece io sono contento perché vedo lui che sta bene. Vedete quante cose possono cambiare se noi proviamo a guardarci intorno.